Queste sono le prime foto della protesta dei cassintegrati calabresi che sta andando in scena all'aeroporto di Lamezia Terme. Dalle 9 un migliaio di ex lavoratori hanno occupato lo scalo, provocando notevoli disagi. Alla protesta ha partecipato anche una delegazione dell'Alto Tirreno Cosentino, con in testa il responsabile CGIL della Camera del Lavoro di Scalea, Dario Pappaterra. Siamo qua non solo per il problema dei pagamenti dovuti al fatto che una nota ministeriale vuole escludere tutte quelle domande presentate nel 2014, di cui già hanno percepito un mese, e quindi dico, a seguito di questa nota sono stati bloccati gli ulteriori pagamenti per la somma di 55 milioni già decretati, che quindi avrebbero dovuto andare in pagamento già da qualche settimana. Ma siamo qua anche per evidenziare il problema degli ammortizzatori sociali in Calabria, un territorio dove non ci sono prospettive di crescita, di occupazione, e vogliamo riaprire un tavolo di discussione per capire qual è il futuro, dove saranno le novità introdotte anche da quello che sono alcuni ragionamenti regionali, non solo per il pagamento ma anche per le prospettive. Un problema che nessuno vuole risolvere è quello dei cassintegrati calabresi. La politica regionale è poco chiara e le soluzioni ancora tardano ad arrivare. Da un lato assistiamo all'inerzia della Regione Calabria, anche se alcuni segnali positivi stanno arrivando, legati a quello che è stato anche un cambiamento politico e quindi un modo, un sistema diverso di operare. Dall'altro assistiamo che a livello nazionale ci sono strategie che ovviamente, seppur dai dati che vengono sventolati di crescita occupazionale, noi in Calabria segnali non ne abbiamo. La preoccupazione è quella che nel momento in cui finiscono gli ammortizzatori sociali in questa terra ormai che è diventato un deserto industriale, dove la prevalenza è l'occupazione al massimo, nelle migliori delle ipotesi, stagionale, senza prospettive, le difficoltà sono sicuramente, dico, quello che le famiglie stanno vivendo da anni, e che noi in questo momento, dico, vogliamo rivendicare con forza. Facendo sì, dico, che la politica deve farsi carico di un problema regionale, un problema serio che riguarda veramente una terra dove il reddito, è quello che è al di sotto del reddito minimo.